Primo giorno. Oggi è il primo giorno di Mainz al Fist. Devo passare dal centro e assicurarmi che sia tutto in ordine. Che ci fai qui? Non si arrende. E ora come la mettiamo, moccioso? Ma che? Bisogna essere davvero così tanti per derubare un ragazzino. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man e qui stiamo combattendo contro questi brutti ceffi, ma veramente brutti ceffi, perché praticamente stavano dando fastidio al nostro caro Miles. E mannaggia di quella miseria, proprio, voi non vi arrendete mai. Ok. E voilà. Ormai ci so fare. Ma è che non fate niente? E allora, becca di questo. Ah, quello è andato giù. Uè, cosa pensi di fare? Ti do una portiera in testa. Mi spiace per quello che aveva una macchina. Stai bene? Sei Spider-Man. Lo stupefacente Spider-Man. Lo spettacolare Spider-Man. Sì, e qualche altro aggettivo usato da Jameson. Senti, hai avuto fegato. Ma in futuro lascia la lotta ai professionisti, ok? Ok, ma e se non ci fosse nessun altro? Beh, evita di litigare con gente grossa il doppio di te. Cioè, non mi fraintendere, io affronto sempre gente più grossa di me, ma io almeno... Oh, come lo scontro con Rhino sul ponte di Brooklyn! Che spettacolo! Ottimo esempio. Se l'altro è più grosso, sii più veloce. Chiaro? Certo, ma per te è facile parlare. Io non so combattere come te. Ok, prova. Sul serio? Sì, forza. Primo, occhio all'adrenalina. Respira, piano, calmo. Fronte al nemico, aspetta la sua mossa. Usa i piedi, lui si sbilancia e tu colpisci. Bam! Così? Sì, esatto. Bravo, riprova. Stavolta fallo davvero. Sì. Chiaro? Prova. Scusa! No, no! È giusto! Continua così e andrà... andrà bene. Ok, ora basta. Vado. Ehi! Grazie. Sai... Di nulla! Ho colpito Spider-Man! Il rifugio è poco più avanti. Cioè vabbè, incredibile. Lezioni da Spider-Man. Fratello, non ci crederai, ho appena incontrato Spider-Man. Cosa? Incredibile, gli hai mostrato la nostra app da hacker? Ah, no, non ci ho pensato. Sei un disastro, te l'avrebbe comprata di sicuro e adesso saremmo famosi. Gliela mostro la prossima volta. Ora vado, ho promesso a mia madre di essere puntuale. Ok, ci si vede. Il mercato contadino. Posso passare da qua? Circolare, circolare. Ok. Siamo nei panni del nostro caro Miles, ragazzone. Mira per provare. Funzionerà ancora. Vai con la musica. Ma tu utilizzi il tablet, dai. Cioè, gli altri, i capaci che ti vedono e si accorgono. A posto? Ma dai, sul serio! Ci vorrà una vita! Non ci fosse quel drone del cavolo, salterei la recinzione. Devo riuscire a isolare il segnale del... Wow! È stato facile! Strano che i sistemi Sable non siano protetti. Potrei mandargli una soffiatina anonima. Ah no, madonna, stava a cagare sotto.
Ok, Updaker. Non deludermi. Forse posso accendere la sirena. Ok. Ok, meglio muoversi. Molto meglio muoversi, eh. Ok, vediamo. Posso passare sotto il cancello a sinistra o scalare le impalcature a destra. Sotto il cancello, dov'è il cancello? Ah, ok. Ma sai, sono molto indeciso, eh. Ma vabbè. Andiamo da qua. Ci voglio provare, va. Prima però dobbiamo sbloccare quello, cioè. Beh, Altri droni. Devo accecarli. Non me lo fa. Ah, ok. Quegli affari montano delle armi. Non devono vedermi. No, vaffanculo, va! E si muove pure! Vabbè, che si muove è ovvio, cioè, mi pare ovvio. Questa da sta ferma. In serie A, cialadra. Vi odio, va, proprio per sicurezza, va. Maledetta a te che mai visto prima. Ti staccheri la testa. E ora? Ok. Sono al sicuro. Maledetta a quel drone, oh. Che cavolo non era quello. Oh, ciao mamma. Ciao tesoro, sei arrivato al rifugio Fist senza problemi? Sì, ci sono quasi. Miles, nessuno ti costringe a lavorare al rifugio. Tu l'hai fatto. Caspita, si va. No, io ti ho detto di scegliere. Sì, e preferisco. O quelli giocano a pallacanestro. Almeno qui mi rendo conto. Sono di pallavolo. Il tipo dice che ognuno affronta il lutto a modo suo. E questo è il mio. Ok, mi dispiace. Mamma. Sì? Non ne voglio parlare, ma non significa che non ti voglia bene. Oh, tesoro, ti amo tanto. Supereremo questo momento, ok? Devo andare. Ti chiamo mentre torno a casa. Ok, Fist. Siamo arrivati. Li vedo dappertutto, amico. Facete i demoni. Continua dappertutto. Continua a respirare, capisci? Torno subito. Cosa? Ehi, Miles. Ciao. Scusa, ho fatto tardi. No, nessun problema. Bene, allora... Che posso fare? Perché non inizi a... ad ambientarti un po'? Sì, parla con qualcuno. Il caffè, quello funziona sempre. Caffè, bene. Io torno tra qualche minuto a vedere come va, ok? Sì. Oh, non preoccuparti di Hodges. Non morde. Molto. Sicuro? Oh, non mi dire, in mezzo... Vabbè. Caffè? Grazie. Che fa? Cerco di capire cos'è un dannato quark. È una particella subatomica. È la base da cui si formano protoni, neutroni, adroni. Subatomica. Ci sta. Bravo ragazzo. Dannato rottame. Al diavolo. Non funziona più. Le dispiace se do un'occhiata. Eh? Abbiamo diversi tubi catodici a scuola. Posso provare a... Tubi cosa? No, bastano un paio... cazzattoni. Poi va. O magari si è allentato un cavo. E va bene allora. Come vuoi tu, signor cervellone. Avanti, prova. Per favore, fallo vedere tu. Sta rendendo omaggio all'agente Jefferson Davis, l'eroe ucciso nell'attentato al municipio, che avrebbe salvato la vita ad alcuni dei presenti facendo scudo con il proprio corpo. Ehi, novellino, riempi qui. Il giovane figlio Miles e un fratello, Aaron.
mentre i capi di eroe. Che cosa ha fatto di eroico a parte esplodere? Ernie, hai già incontrato Miles? Ci darà una mano qui. Saprai di suo padre, Jefferson Davis. È bello da parte sua che nonostante tutto sia venuto a fare il volontario, non credi? Sì. Grazie. Ascolta, io... mi dispiace. Vieni, Miles. Andiamo in cucina da mia zia. Zia May, io devo andare, ma... ecco i rinforzi. Oh, ciao, Miles. Benvenuto. Prendi un grembiule, lavati le mani, poi ti spiego cosa fare. Ehi, Peter. Grazie per prima. Prego. Quasi mezzogiorno. Sable starà per trasferire il dottor Michaels. Vado sulla Bowery a cercarlo. Problema. Peter, sii prudente là fuori. Miles mi ha riferito che le pattuglie Sable sono inflessibili. Sì, ma dove guardi, eh? Pensa a tagliare le verdure prima che te tagli un dito. Non voglio mangiare il tuo sangue, le tue dita. Ok, primo giorno. Onestamente eviterei. Silver Sable non sembra apprezzare la tua presenza. Ah, e che vorrebbe fare? Spararmi? Sinceramente, non lo escluderei. Ah, magnifico. Resterò in zona, ma senza avvicinarmi. Per sicurezza. Ma, vabbè. A me non aiuto, non lo vuole. No, sarà pure una mercenaria. Ok, dimmi la verità. Se questo respiro del diavolo si diffondesse in città, quali sarebbero le conseguenze? Beh, una pandemia globale, la fine del mondo, qualcosa del genere. Stupida io a chiederlo. E infatti, non posso dartela. Al massimo posso darti questo. Ti piace? Puoi sollevare qualcosa di pesante? Aspetta. Pesante no, però aspetta un attimo. Ok. Trovato. Questo va bene di pesante? Non va bene. E che te devo dare? La macchina te devo far lanciare. Salutiamoci in mezzo alla strada. Proprio a rischio. Mo quello mi mette sotto. Aiuto. Ah, deficiente. Pensa ad andare avanti. Beccatevi questo. Scusi. O volevi questo? Beccatevi questa. Fatto un casino. Ok ragazzi, basta fare Baldoria qui, anche perché ne abbiamo fatta già molta. Ci vediamo con la prossima puntata, anche perché dovremmo fare una missione con Spider-Man. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella ragazzi.